scrivere un romanzo, un libro su quegli anni, chi sarebbe il tuo protagonista? Quali anni? 60 o 70? 60, diciamo una cosa a cavallo. Oppure potrebbe essere due. Ma un protagonista ideale, diciamo, un eroe che abbia attraversato questi periodi, io non lo vedo e non mi sentirei di inventarlo, di crearlo. Ecco. Potrei trovare un personaggio che possa essere un testimone, ecco, un testimone di questa cosa in cui però mi dovrei un po' immedesimare. Ecco. Per raccontare tante situazioni, tanti eventi. Ci sono stati dei personaggi, secondo me, molto, molto, molto interessanti. Negli anni 60 un personaggio notevole, secondo me, è stato Giacomo Feltrinelli, ecco, un personaggio molto controverso, su cui però ho scritto un libro, l'editore che è dedicato a lui. E come intellettuali, Umberto Eco, di cui ero molto amico, secondo me è stato un personaggio veramente straordinario. E tutti i compagni degli anni 70, secondo me, erano straordinari. Ecco, io, questo in senso, erano tanti, sono stati tanti, sono stati, io veramente ho avuto sempre per con loro una grande partecipazione, passione, amicizia. E ho cercato un po' anche di raffigurare un percorso un po' ideale in questo libro che ho anche fatto gli visibili.